zombie apocalypse. Click on zombie apocalypse. Apocalypse.
Zombie Apocalypse. Click on Zombie Apocalypse. Click
Zombie Apocalypse.
non so se ce la farete, ma questo qua dovrebbe essere quello là da 16-18 punti. Da come tira, io già sto facendo un azzardo in quanto sto con una canna che mantiene solo i 10 kg, infatti mi riesce a farmi fuori tanto di mulinello. In questo momento ha mollato un po', vediamo se riusciamo stavolta a farlo avvicinare un po' in più. Comunque è lui, perché ho visto si è affacciato e ho visto che era, diciamo, un pochettino più grande, che altre volte quando so massimo 4-5 kg riesco a malapena a vederlo. Questo qua invece si vede, quindi io penso che con un po' di pazienza si tira su, io penso, anche con una canna non proprio adatta, perché vedo che fortunatamente non dà degli strappi proprio, cioè, quindi devi essere tu bravo a non far andare le attrezzature sotto shorts. Questo è già la seconda volta che ci provo. Ci ho provato prima, solo che ho sbagliato io. Gli ho irrigidito troppo la frizione. E quindi allora lui giustamente ha spezzato tutto. E poi si oppone. Ecco qua, questo. E questa fase qua sta venendo verso di noi. Infatti abbiamo recuperato un po' di legno, però giustamente lui continua a fare il suo dovere e tenta di scappare. Noi siamo, ecco, era arrivato già, se non mi sbaglio, a 70 metri. Dobbiamo fare solo un po' di giochetti in più, penso, e si può. Riusciamo a portarlo a casa, ma vediamo, sarebbe un'impresa, perché gli altri usano canne molto più performanti. Io di solito adesso ho fatto tardi, ho iniziato a giocare un pochettino più tardi, voglio prendermi un po' di spazio verso avanti, che in modo che se devi vedere già ci riesco. Tira che tira, abbiamo pure 160 metri di lenza. Se faccio attenzione e non farlo mollare troppo la lenza, io penso che nell'arco di un'ora lo tiriamo fuori. Ma vediamo, ecco, sta ancora recuperando luce. È una battaglia a chi tira di più. Ecco qua, adesso sta volando. Noi cerchiamo di portarcelo a casa, non dobbiamo far abbassare troppo quell'intensità di barretta sotto. Io prima ho alzato la frizione per evitare che lui se ne andasse ulteriormente, però secondo me l'ho fatto troppo presto. Questa è una cosa che lo devi fare dal momento che tu lo tieni, diciamo, per un po' di tempo a bada, che adesso in questo momento bisogna solo tenerla a bada. Sono, come ho detto all'inizio, sto con una canna da 10 kg, una lenza da 9, un mulinello da 9, quindi tutto sottodimensionato per il peso che ha. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Ecco, lui sbacchetta da destra a sinistra, ma è normale. Un metro lo recupero io, un metro lo recupera lui, ma perlomeno lo mandiamo vicino. Ecco, in questo momento stiamo cercando, in questo momento sto vincendo io in questa fase. Vediamo se riusciamo a mantenere. Adesso sta ritirando lui. Sta andando via da torcia. Allora, vediamo se la cosa diventa interessante. Siamo arrivati quasi alla metà del suo massimo che ha tirato. Lui è arrivato a 70 metri, non sbaglio.
sono stato un po' rincoraggiato, lo so. Ma lo faccio per una questione psicologica. Vediamo. Certamente io mantengo sempre le attrezzature efficienti. Questo è un altro consiglio che io do sempre a tutti: di ogni volta che uscite dal lago e vi fa domanda se volete riparare, cercate sempre di accettare, perché altrimenti vi può capitare una situazione del genere. Cioè, purtroppo avete le attrezzature poco efficienti, e quindi allora ecco, si vede il destino. E ogni tanto gli do lo straffetto per farlo venire più vicino a me, e almeno perlomeno se lo perdiamo ci togliamo almeno lo sfizio di vederlo da vicino. Vediamo un po' se riesce. Siamo a 15 metri, 14, se non fa lo stupido in ultimo. Immagino il collega a fianco che sta aspettando. Anzi, immagino che poi in ultimo non sia lui. Abbiamo perso solo del tempo. Vediamo un po'. È lui, ragazzi. Lo abbiamo fatto. Eccolo qua. Una foto al nostro caro amico Raffaele, gliela mandiamo. Ecco qua. Facciamo esamina. Ok. Penso che ce l'ha data comunque. Ti convenzi, nuovo livello. Missione compiuta, ce l'ha data. Ecco qua. Che soddisfazione. Siamo stati anche sportivi. Rispondo all'amico. No. Premere A. Ah, teniamo presente un fatto, che io con l'attrezzatura che ho sottodimensionata, a livello di ora rispondo subito all'amico, a livello di dove sta? Chi è? Ecco, lo vedi? Ecco qua. Anche il retino che io ho, la capienza massima del minimo pesce, massimo 3,5, oltre non posso. Quindi allora ho dovuto per forza di cose faticare un po'.
Come stavo dicendo, il pesce a casa non lo porti. Ma va bene così, per la missione, diciamo che la cosa è più che soddisfacente. Ok, quindi non mi crei il problema più di tanto, va? Mi sta bene così. Dopo farò un video e lo mostreremo, facciamo vedere tutta l'opera, come è stata fatta. Vediamo un po'. Dobbiamo recuperare un attimino sto tempo sprecato qua. Dopo non voglio dimenticare, voglio mettere anche se mo che ci penso, la build si vede nel video completo, quindi allora mi posso fare il montaggio tranquillamente per dimostrare proprio ciò che ho usato. Quindi possiamo risalire.
Ho preso un moscerino. Pensare che ci ho tentato due volte. La prima l'ho sbagliata io. Adesso dobbiamo solo porgere.
Thank you.
Sai chi l'aveva detto? La remota, la fa. Ora ci ho beccato, ma non ci ho pezzi. Stessa attrezzatura, però c'è il genere sistema. T.M.O. T.M.O. Dite, una mamma ti voglio dire questa cosa, ci c'è la porca. Ci c'è la femma pure. Ma tu sai che prima hai visto, io l'avevo beccato un'altra volta. E l'ho perso. È giunto l'annanza di un giorno, perché sicuramente si muore l'angelo, non lo piove. Ho buttato avanti di un giorno. E c'è lì. E c'è piove. E c'è un fregato.
Nico, mi vedi da poco fa, l'ho preso quello là, ora ti mando la foto, eccole, quella che l'ha fatto uscire. Ci vedi la fotografia. No, ma già stai per tre cose. Già stavo attaccando io. Ma è struccato, ma poi che stai facendo? Ti faccio la clip proprio tutta la situazione, no? E ti faccio vedere, mi fa il tuo sangue comunque. Però stavolta mi già guarda diversamente, facevo tira e molla, eh? In modo che non facevo soffrire le attrezzature. Comunque è stato spazioso. Ah, giusto, che lo sto dicendo. Magari che se vuole un nuovo carro, li vende il rombro, ma... No, ma sto aspettando che ti arriva una cosa là. E così ci rimettiamo in pista. E vai, va. Vai, no, va. Diciamo, trova. Siamo a buttare i cutelli, non è da voi, siamo a buttare. Ma lo vogliamo che scemmi a voi, mamma mia. Mamma mia. Anche se ho sentito una cosa che non tanto mi è piaciuta, però, il fatto che comunque loro hanno intenzione di rimanere anche il Warzone vecchio. Questa cosa non mi piace. Ma se non un passaggio definitivo non si avrà mai. Però io capisco pure che la dicoglione di non può fare. Come hanno fatto? Devono abbandonare la piattaforma. Sicuramente il momento che faccio un bicchio non torno indietro. Io al massimo voglio tornare indietro quando parliamo di molti giocatori. Allora vabbè, ma su queste cose qua no. Se devo passare al nuovo, devo passare al nuovo definitivo. Come sono bravo.
c'è probabilmente sti 25 kg, no? Che devo svuotare. Però guarda che è muscia, però. No, vabbè, no, lì. Mia zona, si capisce tutto questo. Ma mia zona, non devo essere nata qua. Oh, che bella paura. Ah, che bella paura, eh? Ma c'è tutta la mia zona. Simaraya. È troppo poco per il tempo a disposizione. Troppo poco. Da parte. Non dimmi tempo. Non vedo affluenza qua. Cambiamo zona. Andiamo a zoppa, questo è troppo rumoroso, ma anche dei chiocchi, no vabbè, non va per niente bene. Ah 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 ah, sta visto qua? No, ma questo non mi piace, ma vedo che questa è la zona di giorno. Allora, noi abbiamo i posti già per il servizio. Una sessina della che riapriamo subito subito a rettiglia. Arriva 18, lo barriamo. Vado strappetti, eh? Quasi 19.
E l'ho inchiappato, ma è duro, no? Era vado lui, no, c'è stato all'indirizzo, no. Ah, le guardo, ma non è vedere, no. Pray for nothing.